Grazie per l'introduzione. Altro discorso e ti stai zitto un po'. Adesso ti tolgo la parola. E sulla questione di ripensare l'antimafia. Non darò mai più la parola a Fabio Ricardo, è inutile che insiste e fammi lavorare. Una canzone molto bella, a cui siamo legati molti di noi, almeno molti della mia generazione. Figli di Annibale, tu sei troppo anziano, non è la nostra generazione, non ti fare coinvolgere in cose che non ti... Non, altre cose. Questa è una cosa su cui si deve intervenire. Sì, scusa Fabio, ma su questo non si può interrompere, lui mi interrompe sempre, facciamo Gianni e Pinotto, stai parlando assai, allora... Stai sereno. Questo è un intermezzo, poi cioè, rispondere... Cioè mi stai togliendo la parola. No, lo dirò a Stefano, no, poi tu continui. Ci stiamo arrivando, Ma il senso è... Questi 30 secondi me li recuperi, me li abbuoni. No, non farò parlare Fabio Licato. No, almeno dopo, il secondo giro, Fabio. Ma anche sei palermitano, hai ragione di ospitalità, non ti posso spiegare. Silenzio. Guarda, tutto puoi chiedere, ma che al professore universitario tu chiedi di liberare la poltrona, siccome ci sono anche dei politici, io credo che la lotta è dura. Lo sfondo vedete Costantino Visconti, però io, siccome presiedo io, vendicherò tutti gli altri, quindi gli toglierò la parola ogni più sospinto qualora lui volesse nuovamente, diciamo. E allora io farò una breve introduzione. E si potranno quindi salvare delle imprese che sono fondamentalmente sane. Scusate se ho parlato troppo. Ho parlato troppo a lui, figuriamoci. Perché io parto da questo presupposto, che in questa materia così delicata o l'autorità competente, che è la prefettura, ha qualcosa da dire, ovvero taccia. Perché non è ammissibile pensare che una pubblica amministrazione generica debba trovarsi nelle mani delle indicazioni dove non c'è un'assunzione di responsabilità da parte dell'autorità competente. Parliamoci chiaro, l'informativa tipica era una grande ipocrisia istituzionale. Cioè, l'amministrazione che riceveva la tipica doveva lei valutare... Signor Mazzaluto, lei è il moderatore, le ricordo di me. Se lei perde il controllo, lei capisce... Va bene, dopo ci siamo... Con Frattasi ci capiamo perfettamente, sì, perché... potremmo discutere altre mezz'ora di questo. Ora passiamo la parola... al giudice Turumello. Leviamo i controlli di proventivi di legittimità, privatizziamo, la eliminiamo al giudice amministrativo. Il risultato sapete qual è? Che l'amministrazione è così e i politici possono fare quello che vogliono. Bene, questo non è accettabile, a maggior ragione poi se parliamo di poteri come quelli di cui si è discusso quest'oggi. Scusatemi, ma io pure, diciamo, la mia verba è... se volete introdurre il ministro voi oppure non... Bene, allora introduco il ministro. Grazie per l'introduzione. Assolutamente.